conoscere il regolamento di edilizia sostenibile e sapere come applicarlo per sfruttarne al meglio le potenzialità, ricercare il benessere abitativo attraverso nuovi stili di vita e rispettare l'ambiente non come limite ma come risorsa. L'Istituto Nazionale di Bioarchitettura Sezione di Catania, in collaborazione con il Comune di Aci Bonaccorsi, ha organizzato questa mattina il convegno sul tema La bioarchitettura e la prassi di buon governo. Al Palazzo Recupero Cutore è stata l'occasione per presentare il regolamento di edilizia sostenibile in vigore ad Aci Bonaccorsi, primo comune in Sicilia ad essere stato inserito nella lista dei comuni virtuosi italiani. Si tratta di un'integrazione del regolamento urbanistico comunale con la finalità di stabilire dei criteri di premialità per chi utilizza principi di bioarchitettura e risparmio energetico nelle ristrutturazioni e nelle nuove costruzioni. Il regolamento di bioarchitettura nasce come integrazione del regolamento edilizio vigente, ma fissa dei criteri di premialità per i cittadini che volontariamente perseguono principi di bioarchitettura, e quindi il tema centrale è quello del risparmio energetico e dell'utilizzo responsabile e la progettazione responsabile di interventi di bioedilizia. Sono criteri di premialità a cui possono accedere i cittadini per raggiungere degli incentivi economici e incentivi edilizi. Per aiutare tecnici e professionisti ad utilizzare questo strumento sarà istituito l'ecosportello INBAR, una consulenza di primo livello per avviarne l'utilizzo. Il convegno è stato anche il momento per ricostruire con l'ex sindaco Vito Di Mauro il percorso che ha portato il comune di Aci Bonaccorsi a diventare virtuoso e a mettere in atto prassi di buon governo. Un'eredità raccolta dall'attuale sindaco Mario Alì. Diciamo che stiamo cercando di portare avanti e di percorrere appunto questa strada che già è stata tracciata da diversi anni e sulla quale stiamo appunto proseguendo il nostro percorso di virtuosità, tra virgolette. Ecco. L'Istituto Nazionale di Bioarchitettura è un'associazione culturale di professionisti che da oltre 20 anni svolgono un ruolo determinante per la sensibilizzazione e la formazione degli operatori sui temi dell'abitare sano, della riqualificazione del territorio e della riconversione ecologica del settore delle costruzioni. Ad Anna Carulli abbiamo chiesto qual è il luogo comune più diffuso quando si parla di bioarchitettura ed ecosostenibilità. Ne parlano tutti in continuazione, sia politici come gli addetti ai lavori, ma in effetti il concetto di sostenibilità forse lo tralasciano in molti, perché se in effetti questo concetto fosse attuato si avrebbe innanzitutto una sostenibilità economica e sociale prima di quella ambientale, perché attraverso questa sostenibilità della collettività, ne abbiamo parlato oggi tantissimo, sulla condivisione delle relazioni fra le persone per la qualità di vita dell'uomo, ma soprattutto fra l'amministrazione e i propri cittadini con dei progetti, quindi una condivisione sociale e economica.